Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag. Questo non è un tag premeditato, nel senso che io non avevo intenzione di farlo, poi l'ho trovato per caso, mi è piaciuto e ho pensato di riproporvelo. L'ho trovato proprio per caso, stavo cercando un'altra cosa e mi è venuto fuori questo tag che si intitola Le 10 cose che mi rendono felice. È stato ideato dal canale Sorrisi Azzurri, ve lo lascio giù in info box e tra l'altro ho scoperto che ha fatto questo video tag anni fa anche Scarlett del canale La Stanza di Scarlett. Quindi io vi lascio anche il suo canale giù in info box perché tra di noi c'è una sorta di telepatia, soprattutto quando riguarda i video tag. Io ho pensato adesso faccio questo tag, poi quasi quasi alla fine la taggo e invece ho scoperto che l'aveva già fatto anni fa. Quindi, siccome ormai è assodato che quando si tratta di video tag abbiamo questa telepatia un po' particolare, io vi lascio in info box anche il suo canale. Quindi andate a vedere anche il suo video e il suo canale, che è molto bello. Chiusa parentesi. Le 10 cose che mi rendono felice. Io ho fatto una lista di cose che mi rendono felice. Ovviamente ci sono tante cose per fortuna che mi rendono felice. Queste sono soltanto 10, quindi ne ho scelte 10 fra la marea di cose che mi rendono felice. E vorrei andare un po' in ordine di importanza, nel senso che vorrei parlarvi prima delle cose che mi rendono felice, ma che sono anche veramente tanto importanti nella mia vita, e poi le cose che mi rendono felice, ma che sono di importanza minore, sono comunque molto molto più futili, più leggere. Quindi partiamo dalla cosa in assoluto più importante che mi rende felice, che è passare del tempo con il mio compagno. Questa è una cosa che veramente mi rende felice più di qualsiasi cosa al mondo. Per me lui è importantissimo, per me sono molto innamorata di lui e quindi passare del tempo insieme è veramente la cosa che più di tutto mi rende felice. Io ovviamente non intendo soltanto quando stiamo insieme a casa, ma proprio quando ci prendiamo del tempo per noi, per stare insieme. Quindi magari può essere nel fine settimana, oppure può essere che a volte ci prendiamo mezza giornata di ferie infrasettimanale e magari andiamo a fare una passeggiata da qualche parte. Questi sono tutti quei momenti che davvero mi rendono felice. Perché se c'è una cosa veramente che secondo me è preziosa, è il tempo che noi possiamo passare con le persone che amiamo. E quindi, insomma, la prima cosa in assoluto è questa, passare del tempo con lui. La seconda cosa, che diciamo poteva essere messa a pari livello perché è altrettanto fondamentale e importante, è passare del tempo con la mia famiglia. Quindi stare con la mia famiglia, in generale la mia famiglia mi rende felice. Quindi io sono contenta se posso avere delle occasioni per stare con loro, sono contenta se loro sono felici, sono contenta se so che qualcuno ha avuto delle belle notizie. Quindi tutta la mia famiglia, in generale il rapporto che ho con la mia famiglia, è una cosa che mi rende felice. Poi la terza cosa che mi rende felice, che un po' si può associare, è quando qualcuno a cui voglio bene ha avuto un'esperienza positiva, ha ricevuto una bella notizia, è felice per qualche cosa, quindi io di rimando sono felice per lui o per lei. Quindi se c'è qualcuno a cui tengo che mi dice sono felice, mi è successa questa cosa, io sono contenta. Quindi diciamo che queste tre cose che ho nominato sono forse quelle veramente tanto importanti e che mi rendono anche tanto felice. Adesso passiamo alle cose, diciamo, un pochino più futili, che comunque mi rendono felice, che sono altrettanto importanti, ma che comunque non posso mettere sullo stesso piano dei rapporti familiari. Quindi, la quarta cosa che mi rende felice è che metto in cima alla lista delle cose, diciamo non di importanza vitale, ma la metto in cima alla lista perché è veramente molto importante per me e mi rende veramente molto felice, è il mio canale YouTube.
Il mio canale YouTube mi rende felice fare i video, mi rende felice condividere con voi le cose che mi piacciono, le cose che comunque mi appassionano, le cose che mi succedono. Mi rende felice addirittura condividere con voi un semplice svuota la spesa, che sono comunque video leggeri di intrattenimento, che non hanno nulla di importante, di fondamentale all'interno, ma mi rende felice anche semplicemente condividere questo. Quindi il mio canale YouTube è una cosa che proprio mi rende felice, anche se è un canale piccolo, minuscolo, perché io ho pochi iscritti, ho poche visualizzazioni, quindi è un canale piccolo piccolo, ma che mi rende veramente tanto felice. Quindi è proprio vero che a volte sono le cose più piccole a renderci più felici, perché veramente per me il canale YouTube è proprio importante, mi fa stare bene, mi fa veramente stare bene. Io prima di aprire un canale mai e poi mai avrei pensato che potesse dare tutto questo, e invece adesso che ci sono immersa dentro, vi dico che è veramente un canale YouTube, una bellissima esperienza. Per me è stata una bellissima esperienza, è una bellissima esperienza, e quindi è una cosa che comunque mi rende felice. La quinta cosa che mi rende felice è scattare fotografie. A me piace tantissimo la fotografia. Il mio sogno nel cassetto sarebbe stato quello di fare la fotografa proprio come professione, poi non ho mai fatto niente per diventare fotografa perché non ci ho neanche mai provato. Sono quei sogni nel cassetto che rimangono un po' così nella fantasia, però comunque è uno di quei lavori che mi sarebbe piaciuto svolgere. E quando io vado in giro, magari in vacanza o faccio qualche gita, qualche viaggio, qualcosa di particolare, mi piace tantissimo scattare fotografie, mi rende felice, è proprio una cosa che mi appassiona, è una cosa creativa per me, quindi mi rende felice. La sesta cosa che mi rende felice è camminare a piedi per la città. Quindi fare proprio delle passeggiate a piedi in città è una cosa che mi rende felice, soprattutto se c'è bel tempo, se c'è caldo, se le giornate magari sono un po' più lunghe, quindi in primavera, in estate. È una cosa che mi piace tantissimo, mi rende felice, mi fa sentire libera, spensierata, quindi camminare a piedi per la città. La settima cosa che mi rende felice è andare a mangiare fuori, quindi ristorante, trattoria, pizzeria, qualsiasi cosa. Quando si tratta di andare a mangiare fuori, io sono felice. A questa settima cosa aggiungo una piccola appendice che è fermarmi a mangiare all'autogrill. Quindi si tratta sempre di mangiare fuori, però l'autogrill è un qualcosa di un po' diverso, un po' particolare. Tutte le volte che ci fermiamo a mangiare all'autogrill, io sono felicissima. Ma non vi so spiegare il perché, forse è una di quelle mie caratteristiche che non sono forse del tutto normali al 100%, ma a me l'autogrill piace, mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto, quindi quando il mio compagno mi dice ci fermiamo e mangiamo all'autogrill, sono felicissima, quindi è una cosa che mi piace. L'ottava cosa che mi rende felice è mangiare una pizza. E questo mi rende felice anche se la mangio in casa, quindi non importa che sia fuori o a casa, ma la pizza è uno di quei piatti che veramente mi rende felice, quindi mi piace mangiare la pizza. La nona cosa che mi rende felice è viaggiare. Io quando viaggio sono felicissima, mi piace andare in giro, mi piace scoprire posti nuovi, mi piace comunque vedere delle località che non ho mai visto, mi piace andare in giro, fare vedere anche le vetrine di un'altra città semplicemente, mi piace, come vi dicevo prima, andare in giro con la mia macchina fotografica, quindi tutti i viaggi sono accompagnati dalla macchina fotografica, prendere la macchina, mettere le valigie nel bagagliaio e andare anche senza una meta precisa. Ogni tanto noi lo facciamo, magari quando siamo in una località di vacanza, magari noi prendiamo la macchina e vediamo dove capitiamo, andiamo, cominciamo a fare la strada, seguiamo un cartello che ci ispira e magari ci ritroviamo in una località a caso, lo abbiamo già fatto e sono delle cose che mi piacciono tantissimo e mi rendono felice. E la decima cosa che mi rende felice, la dico per ultima, ma in realtà non è che mi piaccia meno delle altre, che semplicemente dovevo dare un ordine a queste 10 cose. La decima cosa è andare al cinema. Mi piace, mi rende felice, è una cosa che mi rilassa, quindi è una cosa che per me è bellissima andare al cinema. Io non ci vado purtroppo tanto spesso, una volta ci andavo molto spesso, una volta tutte le settimane andavo al cinema.
Adesso per esigenze, diciamo, lavorative, familiari, insomma, tutta una serie di cose, riusciamo ad andare al cinema veramente molto poco e questa è una cosa che mi dispiace perché andare al cinema mi rende felice e mi piace. Però, insomma, si fa quello che si può. Quando è possibile, quando capita, io sono felicissima. Queste sono le 10 cose, o almeno alcune, diciamo, cose che mi rendono felice. Ne ho raggruppate 10, mi sono venute in mente queste quando ho preparato il video, poi magari me ne verranno in mente altre 10, altre 20, altre 50, non lo so, però comunque queste sono 10 cose che mi rendono felice. Io per questo video tag vorrei taggare in particolare 3 persone, ne volevo taggare 4 in realtà, però la stanza di Scarlett, come vi dicevo all'inizio, lo ha già fatto. Io non lo sapevo e vi lascio in info box il link al suo video così potete direttamente andarlo a vedere. E poi volevo taggare True Colors, che è tantissimo che non lo taggo, poi Sarah Magic 15 e Lady Dark Makeup. Questi sono 3 canali che io taggo per questo video, però essendo un video vecchio, cioè un video, scusate, un tag vecchio, è possibile che lo abbiano già fatto, quindi se lo avete già fatto, magari ditemelo nei commenti così lo vado a vedere direttamente. Se invece non lo avete fatto e vi andasse di farlo, mi farà molto piacere vedere le vostre 10 cose che vi rendono felice. Io per oggi ho concluso, vi invito a farmi sapere nei commenti che cosa rende felice voi perché sono curiosa di saperlo. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.